L'isola dei pescatori, più lunga e sottile, offre invece il piacere semplice e tranquillo di scoprire un mondo dove ancora si vive secondo ritmi placidi e naturali, senza affanno, senza fretta. A proposito delle isole del Lago Maggiore, Jean-Jacques Rousseau scrisse: «A lungo pensai alle isole Borromee, il cui delizioso aspetto mi aveva rapito, ma c'erano troppi ornamenti e troppa arte per i miei personaggi».